Amici di Piacenza e zone limitrofe, io sono Torre Sindaco e sono il vostro prossimo sindaco. Sono qua perché esattamente come voi io mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni di politici che promettono e poi non fanno niente. Mi sono rotto i coglioni di vivere in un mondo nel quale i forti sono sempre più forti e i deboli sono sempre più deboli. Mi sono rotto i coglioni dei vigili urbani che sono diventati il braccio armato del comune per estorcere denaro ai cittadini anziché aiutarli a vivere meglio. Mi sono rotto i coglioni di tante, troppe cose. E allora ho scelto di scendere in politica mettendo a disposizione dei miei concittadini le mie competenze, la mia credibilità professionale di imprenditore del settore del web marketing e i miei potenti amici, da Vladimir Putin a Donald Trump, che mi hanno offerto il loro sostegno in questa mia campagna elettorale. Ma poi, dopo, quando sarò diventato sindaco di Piacenza, per realizzare ciò che ho programmato di fare. E allora vediamo questo mio lungimirante e visionario programma per Piacenza. Al primo punto io ho portato l'idea di costruire, di realizzare un vulcano a Borgoforte. Là dove oggi sorge l'inceneritore, noi scaveremo trivellando fin sotto la crosta terrestre dove c'è il magma, lo faremo risalire in superficie accumulandolo in una camera magmatica posta poco sotto la superficie del terreno e poi gestiremo le eruzioni. Un po' per volta il cono vulcanico crescerà fino a diventare un vero e proprio landmark, un elemento che caratterizzerà il panorama e diventerà parte integrante della piacentinità, un elemento di grande attrattiva turistica, ma non solo. Pensate a come i piacentini finalmente potranno avere un luogo nel quale fare trekking e persino sciare, perché tra un po' il vulcano raggiungerà un'altezza sufficiente per poterci costruire in cima gli impianti da sci. Al secondo punto io propongo di rendere navigabile il Nure per costruire su di esso un porto mercantile che sarà il più grande d'Europa e occuperà entrambe le sponde del torrente da Piacenza fino a Bettola. Non mi sono dimenticato di Bettola, la mia capitale, ma Piacenza è più importante e voi piacentini avete preso la precedenza su Bettola. Il vinodotto è al terzo punto del mio programma. La tipicità dei vini piacentini merita di essere promossa attraverso anche la realizzazione di un impianto che porti il vino direttamente nelle case, potendolo quindi prendere direttamente dal rubinetto, e sarà distribuito vino bianco,
vino rosso e vino santo. Poi il punto fondamentale del programma che riguarda lo sport da un lato, ma anche la promozione della nostra città, è il riportare a Piacenza il Gran Premio di Formula 1. La Ferrari esordì a Piacenza e quindi noi abbiamo non solo il diritto ma anche il dovere di portare qui la gara di Formula 1. Il Gran Premio di Piacenza però sarà particolare, sarà molto più spettacolare degli altri. Faremo un tratto a doppio senso nel quale i bolidi potranno anche schiantarsi frontalmente, rendendo la gara enormemente più emozionante. E quindi il Gran Premio di Piacenza sarà noto come il più pericoloso del mondo e attirerà un sacco di gente e di turisti. Ma un Gran Premio senza un degno corollario rappresentato da un casinò non è pensabile. E quindi io intendo realizzare nelle aree dismesse dal demanio ed in particolare nell'ex ospedale militare un casinò che consentirà ai piacentini, soprattutto agli anziani, di avere finalmente un luogo nel quale sperperare la propria pensione ed ammalarsi cronicamente di ludopatia, perché signori io tengo alla felicità dei piacentini e un po' di ludopatia è quello che ci vuole per riuscire ad annegare i propri problemi in uno stato di oblio. Assieme al vino del vino dotto, il casinò servirà a rendervi tutti felici. Il Piacenza Calcio dovrà essere messo nelle condizioni di vincere scudetti e Coppa dei Campioni. Per questo il mio amico Bill Gates mi ha promesso che entrerà, se io diventerò sindaco di Piacenza, nella compagine sociale biancorossa come socio di minoranza, ma portando un sacco di soldi che ci consentiranno di vincere qualunque campionato. E in più il mio amico Cristiano Ronaldo, che già è venuto a farmi da testimonial quando consegnai in comune le firme, è disponibile a sottoscrivere un contratto per vestire la maglia biancorossa già dal prossimo anno. Una delle intuizioni geniali che caratterizzano il mio programma è l'istituzione della giornata del Gratta e Vinci, una giornata in cui tutti i Gratta e Vinci venduti in città saranno vincenti. Pensate a quanto turismo potrà attrarre una simile iniziativa e pensate quale grimaldello possa essere nello sviluppare ludopatie e dipendenze dal gioco d'azzardo. Ora, uno degli altri punti del mio programma, in risposta soprattutto ai miei tanti detrattori che mi accusano di voler portare a Piacenza delle disgrazie, perché il vulcano, secondo molti, può essere la torre di disgrazie, io rispondo con un editto che proibirà di morire sul territorio comunale. Ora, i piacentini potranno vivere a lungo come Matusalemme e divertirsi come dei pazzi, perché io distribuirò gratuitamente il Viagra per gli anziani. Un altro elemento
che caratterizzerà la Piacenza del futuro sarà la Tour Eiffel, perché signori, mi è capitato di vincerla in una partita a poker con l'ex presidente francese Hollande, ed ora appartiene a me, a Torre Sindaco, e io intendo regalarla alla città di Piacenza. Sarete voi a scegliere in un referendum popolare l'ubicazione della Tour Eiffel di Piacenza. Piacenza che nel mio visionario programma dovrà diventare indipendente e dovrà uscire dall'euro, aderendo alla moneta coniata a Bettola, il Colombo, che nel taglio piccolo si chiamerà Cristoforo o Cristoforino. In questo modo Piacenza potrà emettere debito pubblico e finanziare le opere del mio visionario programma. In particolare potremo finanziare la resa delle vie del centro storico in canali, la loro trasformazione in vie navigabili per poter girare a Piacenza in vaporetto e raggiungere in barca le principali piazze della città, Piazza Cavalli, Piazza Duomo, Piazza Sant'Antonino. Ora, uno degli elementi che contraddistingue Piacenza negli ultimi anni è la sua vocazione alla logistica. Ma io, che guardo molto lontano, oltre a criticare la logistica per la sua aggressività nei confronti del consumo di suolo, immagino anche il mondo del futuro, nel quale i viaggi spaziali saranno all'ordine del giorno. E allora ho convinto il mio amico Vladimir Putin a spostare a Piacenza la base spaziale di Baikonur, e lui ha accettato. Piacenza diventerà il principale punto del mondo nel quale gestire i voli spaziali. Ma non basta. A Piacenza costruiremo anche il telescopio più grande del mondo, un telescopio così potente che ci consentirà di vedere gli extraterrestri che, quando arriveranno, perché arriveranno, si troveranno a Piacenza, e Piacenza diventerà il luogo al mondo nel quale verranno gestiti i rapporti con gli extraterrestri, la capitale del mondo del futuro. Il Parco della Pertite è, per i miei colleghi candidati sindaco, uno degli elementi di discussione principali. A parer mio, nel Parco della Pertite non si potrà fare altro che un parco con alberi giganteschi, sequoie, cedri del Libano, grandi baobab. Ma io penso di fare di più, ovvero di ricostruire l'edificio militare originario, riempirlo di tritolo ed ogni anno, nel giorno delle celebrazioni, farlo brillare in modo che l'esplosione si veda nettamente anche da Lodi e da Cremona, che attiri quindi grande turismo, una quantità di persone impressionante che porterà un sacco di soldi. Molti piacentini poi si lamentano del clima, un clima afoso d'estate, nebbioso ed umido d'inverno, un clima insopportabile. Ed allora
attraverso i buoni uffici dell'ambasciatore italiano a Cipro, che è di Bettola, io sono riuscito a convincere il governo cipriota a scambiare il clima con Piacenza, ovvero importeremo uno dei climi più belli e salubri del mondo in cambio di un piccolo canone annuo. Tutto ciò renderà i piacentini felici finalmente di poter vivere in una città con un clima degno di essere venduto al turismo mondiale. Un altro elemento del mio programma è la prevista demolizione di Palazzo Farnese, perché ritengo che sia intollerabile la presenza di un simile vecchiume di fronte ad un edificio così bello come quello che è stato recentemente costruito e che tra l'altro racchiude nelle sue fondamenta l'anfiteatro romano di Piacenza. E io vi domando, ma gli altri candidati che rappresentano i partiti che hanno gestito questa città fino ad ora, dove erano? Come giustificano simili boiate? Mi auguro proprio che voi sappiate riconoscere nella satira e nel surrealismo del mio programma l'unico mezzo di ribellione possibile. Ribellatevi, non cadete nel gioco di chi vi vuole schiavi. Bravo, bravo. Dio vi benedica, Dio benedica Piacenza. Votate Torre Sindaco.